Officina e concessionaria Euromoto. Il Touareg Tour Operator, tutto un altro mondo da godere. Centro Revisioni Florio Calandra. Officina e concessionaria Euromoto. Il Touareg Tour Operator, tutto un altro mondo da godere. Centro Revisioni Florio Calandra. Buon pomeriggio, sempre in diretta su Fiorucci TV Insta Life. Ci avviciniamo a una data importantissima, il 24 ottobre, giornata mondiale della polio. Non potevamo non avere ospiti qua i personaggi, gli interpreti soprattutto del distretto 2110 del Rotary Sicilia e Malta, il governatore. Abbiamo qui ospite Alfio Di Costa. Buon pomeriggio, governatore. Buon pomeriggio a voi. Accanto un altro pezzo da 90, simpatia assoluta, esperienza e soprattutto il responsabile degli eventi del Rotary Foundation, Girolamo Morisco. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno. Una presentazione appunto degna soprattutto della fondazione dove io ho l'onore e il piacere di fare parte, soprattutto perché rota di cosa vuol dire. Prima di parlare ed entrare all'interno appunto di questa giornata interessantissima, accanto a me, come vedete, ogni giorno, sia di giorno che di notte, che di pomeriggio, giusto, governatore, Francesca Terranova. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a noi. Sempre vicini a meno di un metro, perché siamo congiunti e quindi nessuna critica, nessuno ci può dire niente. Francesca. Sì, sì, siamo... queste puntate piano piano, dai, va bene, mi vado ambientando piano piano. Alfio, sì. Ti do del tu, perché mi, certo, avete insegnato che all'interno del ruota io se fossi stato solo il presentatore ti avrei dato del certo. Intanto parliamo, in anche se ci vorrebbero non so quante puntate, del Rotary. Rotary 3.0, diciamo che quest'anno è un anno molto particolare, che io ho interpretato come governatore del distretto 2110 Sicilia e Malta, con il rispetto delle norme, ma siamo andati in presenza rispettando tutte le normative. Il piacere è stato quello di incontrare, io fino ad ieri ho fatto la mia 94esima visita in presenza, incontrando un distretto che è efficace, agisce nelle comunità locali e in quelle internazionali. Gente meravigliosa, ho incontrato 70 e passa sindaci, presidenti di aeroporto, presidenti di parchi archeologici, di ASP e tantissime altre istituzioni. Il Rotary è al centro della comunità, si è messo al servizio delle istituzioni, siamo al servizio delle persone che in questo momento sicuramente soffrono. Ho incontrato tantissime attività dove i club sono in prima persona presenti e danno dei pasti, hanno dato e abbiamo fatto tantissimi progetti affinché in un momento difficile come questo potessero le persone sentirsi non solo meno sole, ma avere qualcuno che magari gli dà un pasto caldo, perché le difficoltà sono aumentate. Il nostro servizio aumenterà sempre, noi siamo i leader di questa società, naturalmente che con amicizia ci mettiamo al servizio
delle comunità locali e sicuramente siamo presenti nelle scuole, portiamo avanti temi fondamentali come l'ambiente, cittadinanza globale e oltre quello che noi sostenibilità ambientale. Ho incontrato i rappresentanti di Sea Shepherd, ho fatto accordi con l'assessore e voi eravate presenti, caro con Toto Cordaro, ma noi guardiamo a un ambiente che è qualità della vita, guardiamo all'ambiente come cambiamento culturale che si fa nelle scuole, come qualità dell'aria, qualità dell'acqua, plastic free waters, protezione ambientale, turismo sostenibile, energie rinnovabili o altri, e anche quello che noi chiamiamo anche rifiuti 4.0. Allora il Rotary, il mondo cambia, il Rotary cambia e cambierà perché noi siamo al servizio di tutte le collettività. Nell'ultimo, un'altra visita che hai fatto presso il nostro club Monte Pellegrino, c'era anche il club di Monreale, hai un po' spiegato e lanciato un messaggio che il Rotary sta cambiando. Il Rotary è cambiato perché sicuramente il Rotary ha sempre il piacere di vederci, noi ci vediamo nelle conviviali, vederci, confrontarci, raccontarci quello che a noi è successo, fa parte quella che io chiamo magia del Rotary, è quello che vede, ecco, incontrarci oggi noi siamo in televisione e io sono uno che è molto social, sono un analogico convertito al digitale tantissimi anni fa, però io credo che nessuno, a noi siciliani, come fanno a toglierci il piacere di vederci, di abbracciarci? In questo momento noi siamo fortemente menomati per la nostra caratteristica, queste condizioni che ci impediscono proprio anche di salutarci come siamo abituati con il trasporto di sempre. Noi meridionali abbiamo l'ospitalità, noi da oltre 10.000 anni, perché io l'altro giorno sono stato a Lipari, ho visto un museo fantastico e dove lì c'erano 10.000 anni di storia, perché questa nostra Sicilia, il nostro distretto Sicilia e Malta è da 10.000 anni popolato e rappresenta il centro della cultura conosciuta. Ancora adesso, io lo dicevo ieri al sindaco Orlando, noi dobbiamo e possiamo svolgere un ruolo fondamentale in questo Mediterraneo, perché noi siamo il Mediterraneo, lo possiamo vedere come un mare che divide o come un mare che unisce. Allora la Sicilia, se questo mare lo unisce, possiamo essere fondamentali per tutto quello, per tutte le popolazioni, e noi oggi possiamo lanciare messaggi di pace, possiamo lanciare messaggi di solidarietà. Io fra l'altro per questo porto avanti un progetto anche in Tanzania, a Iringa, missione di Ilula, dove noi andremo a realizzare delle scuole, perché noi dobbiamo intervenire dove le persone soffrono, dobbiamo intervenire con l'alfabetizzazione e anche con altri tipi di aiuti. Quindi io realizzerò una scuola, daremo un pulmino per il trasporto dei diversamente abili e quindi faremo anche, mia moglie è un oculista, compreremo delle attrezzature per andare là e fare interventi di cataratta e screening oculistico. E questo io credo che il Rotary che è cambiato, più servizio, sempre con amicizia e sempre fatto da rotariani, leader dei loro settori, che mettono gratuitamente al servizio la loro professionalità. Questa è la nostra forza. Mio, prego. Governatore giovane, governatore che punta alla tecnologia, alla digitalizzazione e soprattutto ai social, che oggi, ahimè, sono parte integrante della nostra vita. Tu sei responsabile della Rotary Foundation per quanto riguarda soprattutto gli eventi. Prima di parlare appunto di sabato 24 ottobre, com'è cambiato il Rotary? Tu che sei da quasi 30 anni, se non sbaglio, sì. All'interno del Rotary. Da parecchi anni, e devo dire che il Rotary è per davvero cambiato. C'è una massima che utilizza spesso il nostro dinamicissimo governatore, irraggiungibile per quanto riguarda energia, perché vedi, quando comincia a parlare di Rotary diventa un fiume in piena, non è straripa, non si rende conto e non lo puoi frenare, veramente irrefrenabile. Dicevo, è cambiato il Rotary, cambia in continuazione, è cambiato perché cambia la società, il Rotary si adegua alla società, ma il Rotary contemporaneamente dà impulso alla società.
attraverso i suoi servizi, attraverso i suoi progetti, altrimenti il Rotary sarebbe rimasto statico, quello di 115 anni fa, sarebbe rimasto il Rotary che come primo progetto, pensate cosa fece, la cosa più impensabile di questo mondo, un Vespasiano e la città di Chicago, perché non esistevano i Vespasiani. Questo per dirvi come è cambiato il Rotary, da quel progetto di Vespasiano si arriva oggi a creare, a fare posti, a portare le acque nei villaggi, a creare case, a fare missioni come quella di Lula, a portare avanti e debellare la malattia e soprattutto, e mi collega all'evento del giorno 24 che è una data per noi importantissima, soprattutto a debellare la polio. E di questo in particolar modo vorrei 30 secondi se è possibile. Assolutamente, c'è una domanda. La tua, ecco, me l'immaginavo. Allora aspetto la tua domanda e poi mi taccerò, come si dice. Poi entriamo subito nell'argomento dell'evento Land Polio 2020 che appunto il 24 ottobre si terrà a Monreale per quanto riguarda il distretto 2110. Vedi la domanda? La domanda c'era. Il Rotary è la prima linea, è in prima linea per la poliomielite, aiutando più di 2500 bambini. 2 miliardi. 500 bambini a vaccinarsi in 122 paesi. E allora, guarda Carla. No, Carla, Francesca. Guarda, io chiamo Carla perché sono grande. E da quando l'ho conosciuto adottando questo film. Chiamo Francesca. La chiamo Carla in omaggio a Carlo. Quello che devo dire è questo qua. Sono trascorsi 32 anni da quando il Rotary International, insieme ad Organizzazione Mondiale della Sanità, assieme all'UNICEF e assieme alla Fondazione Bill e Melinda Gates, decide di intraprendere una guerra, perché non può essere una battaglia. Le battaglie sono tante, si possono vincere, il Rotary le ha vinte tutte, ma una guerra contro un virus si chiama poliomielite. Chi ha la mia età si ricorderà quanto bambini purtroppo storpi si vedevano per strada o su sedioline pressoché artigianali, approssimative per muoversi da un punto all'altro, e quanti ne morivano. C'erano un milione e mezzo di bambini che morivano l'anno. Bene, alcuni queste organizzazioni sanitarie e il Rotary in testa a tutti hanno deciso di vaccinare tutti i bambini del mondo per sconfiggere questo virus. E pensate un po', quando parliamo di vaccinazione non parliamo qui a Palermo o a Milano o a Chicago o a Berlino, noi parliamo di vaccinazione nelle foreste della Nuova Guinea, nell'Amazzonia, in Etiopia o chissà dove, nelle parti più rangibili del mondo. Il vaccino è stato quasi, il virus è stato quasi interamente sconfitto, pochi casi ancora in Afghanistan, le vittorie sono continue e stiamo per vincere la guerra. L'investimento finanziario è stato enorme, parliamo di $1.2 miliardi da parte della fondazione, ma altrettanto si sono impegnati e hanno raggiunto gli obiettivi rotariani per sconfiggere questo male. Quindi il 24 ottobre è importantissimo, perché fu quella la data, che fu il primo inizio di questo accordo tra le varie organizzazioni. Alfio, sì. Cosa importantissima, perché qua il respiro è internazionale, respiro 1988, e soprattutto chi sono i partner? Nasce in Italia. Il progetto nasce in Italia, viene recepito dal livello internazionale. Correggo qualche dato: noi siamo presenti in tutto il mondo, che sono più di 200 nazioni al mondo, e noi abbiamo debellato la poliomielite in quasi tutto il mondo. Il 25 d'agosto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che l'Africa era polio free, mancava soltanto la Nigeria, e oggi l'Africa è stato un obiettivo che abbiamo raggiunto. Tutti i rotariani del mondo siamo orgogliosi, noi abbiamo debellato la poliomielite per il 99,9% dei casi. Che è una cosa pazzesca. È una cosa impressionante. Che tra l'altro viviamo in un momento... Il fiore all'occhiello, quindi World Polio Day è proprio il giorno in cui noi celebriamo questo nostro fantastico progetto, che oggi vede due sole nazioni ancora dove la poliomielite, ci sono casi di poliomielite, Pakistan e Afghanistan. Non sono tantissimi casi, ma noi dobbiamo compiere quest'ultimo chilometro è alla nostra portata, e per questo io sono andato e sono venuto in giro in tutti i club a dire: datemi dei fondi e noi li daremo per il nostro progetto
and Polio Now. Polio Plus era all'inizio and Polio Now perché siamo alla fine del progetto, e quindi noi faremo questa trasmissione il 24, faremo questa trasmissione, sarà tutta a carico del distretto, degli amici che ci vogliono assolutamente bene. Assolutamente la faremo. Bravo, e degli posso amici dire, come in diretta, voi. Io faccio bravo, anche tu in testa. La mia parte, perché bravo. Sono coinvolto anche, vi devo dire, grazie a voi che mi trasmettete questa energia, perché secondo me, appunto, se non ci fosse questa energia da parte vostra non si riuscirebbe forse neanche a organizzare una conviviale, ecco, diciamola. Però io ti dico, quindi noi faremo questo nel nostro distretto, ma il nostro distretto è impegnato a livello nazionale in questo momento, mentre noi siamo qui, e la lancio, non lo sa nessuno perché c'è la conferenza stampa, la Lega di Serie B e di Serie C, tutti i distretti italiani, tutti i distretti italiani abbiamo fatto un accordo e scenderanno in campo con i LED, con gli striscioni, perché il calcio darà le squadre di calcio daranno un calcio alla polio. Noi abbiamo fatto quindi noi dedicheremo tutto il weekend a World Polio Day. Noi faremo anche un'altra iniziativa che io ho pubblicizzato, e che è il correre, è una virtual run. Quindi io invito tanti, non solo i rotariani, a iscriversi alla Virtual Run, a partecipare a questa nostra grande manifestazione. Saremo tutti i distretti italiani che correremo per debellare la poliomielite. I cinque partner, li ricordiamo? Ricordali, allora ricordiamo. Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì, li ha detti, ecco, ricordali te, caro Carlo. L'UNICEF per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi, il Rotary International e poi la fondazione, ecco, Bill e Melinda Gates. Questi sono i cinque partner che stiamo portando avanti insieme, anche se i soldi più noi siamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi diamo i soldi, e quindi ecco, è un partner che ci vende i vaccini, ma i soldi li mettiamo noi rotariani e la Fondazione Paul e Melinda Gates. Entriamo nel lato artistico. Mino, sabato 24, location, diciamo, non ha bisogno di presentazione, che è il Duomo di Monreale, ci sarà un concerto decisamente di altissimo livello. Assolutamente sì, la cattedrale di Monreale, il maestro Diego Cannizzaro suonerà all'organo e darà prova della sua abilità, ma la cosa che più importa e che interessa in questo contesto è capire che è un appuntamento con 38.000 club del mondo, perché il 24 ottobre sarà festeggiato e sarà più che festeggiato, sarà ricordato da 38.000 club nel mondo. Che ognuno di loro farà un'attività per ricordare cosa ha prodotto e quali sono le caratteristiche e l'attività proprio del Rotary. La cosa che conta realmente è che il distretto ha voluto questo in onore proprio per ricordare la giornata polio, e facendo altre attività di pubblicità attraverso attività di televisione, attraverso riprese radio, attraverso soprattutto la distribuzione che verrà sabato mattina già in essere di un pieghevole che ci racconta il perché e per come si svolgeranno le cose e il perché noi ricordiamo soprattutto questa data. Prima di andare in pubblicità e quindi fare una seconda parte di questo specialissimo Insta Life, ecco, vediamo intanto Alfio in onda il pieghevole che abbiamo giustamente tradotto in video per farlo vedere a tutti. Cosa importantissima, ci sono quattro sponsor, quindi li possiamo anche ringraziare in diretta. Certo, la Volkswagen, che è il main sponsor, che quest'anno ci accompagna in tutti i nostri eventi, ma c'è anche la Confcommercio di Palermo e l'Outlet Village di Enna. E oltre il nostro grande amico, padrino, certo, il Tuareg che partecipa sempre con tanto affetto e tanta amicizia ai nostri appuntamenti. Mino, prima di passare appunto andare in pubblicità, perché abbiamo un altro ospite, parleremo anche di altri eventi, diamo delle info per chi vuole partecipare, per chi vuole donare, soprattutto
ricordiamolo, anche se secondo me non c'è bisogno, il protocollo è come si entrerà in, a questo evento. Noi in base all'ultimo DPCM assolutamente ci atteniamo, avremo disponibili 200 posti. E diciamo che già c'è una prenotazione abbastanza intensa, abbastanza corposa, per cui non abbiamo ancora molti posti disponibili. Si entrerà con un elenco, con dei posti assegnati, pertanto chi volesse ancora, visto che ci sono ancora delle possibilità, si prenoti presso la seguente email, la dirò lentamente, in modo tale che chi vuole prenda appunto, è emanuela@iltuareg.it. Chi non è in elenco non potrà entrare per una questione di, anche se noi diciamo ingresso libero, ma saranno occupati, quindi non ci sarà spazio. Esatto. Pertanto diciamo che è assolutamente necessario che ci sia questa prima prenotazione. Però non dimentichiamoci, caro Mino, che grazie a Fil Rouge potranno tutti seguirci da qualsiasi parte del Difatti. Mondo, ci potranno seguire in web TV. Ecco, questa, dico, a parte che sono, diciamo, parte in integrante, è stata, penso per te, perché certo. Ancora non ero, non facevo parte del Rotary, è stato uno spot che hai fatto a luglio, per quando, subito dopo appunto il premio Nike, che certo. Si è cominciato a utilizzare appunto lo streaming per dare la possibilità a tutti di appunto vedere o comunque partecipare agli eventi rotariani. Sì, questo devo dire grazie a te, Carlo, con la tua anche grande disponibilità, perché quindi noi grazie a Fil Rouge potremmo far vedere, partecipare tutti da tutto il mondo, tutti i rotariani. Poi c'è una foto, solo, guarda, se solo, ti ricorda qualcosa. Sì, non solo del nostro distretto. Questo è Mino, ma questo con Monia. Ecco, Monia Rizzi. È la presentatrice Monia Rizzi. La Sidoti. E quindi questo, devo dire la verità, che grazie alla Web TV e grazie a Fil Rouge noi possiamo raggiungere ogni rotariano del distretto Sicilia e Malta, ma potranno partecipare in tutto il mondo, perché ora noi faremo girare lo spot. Io che sono social, domani metterò questa nostra comunicazione e qualche decina di migliaia o qualche centinaia di migliaia delle persone che mi seguono potranno magari vedersi e collegarsi per uno spettacolo unico al mondo, perché il Duomo, la cattedrale di Monreale, non c'è bisogno della mia presentazione, è un gioiello, è un incanto della nostra terra di Sicilia, e lì c'è un organo fantastico, probabilmente non è uno degli organi che suona meglio al mondo, direbbero i maestri, ma sicuramente è un organo importante di quelli in un contesto unico al mondo. Quindi io credo che tu, che misurerete anche da dove si collegano, io credo che si collegheranno persone da tante nazioni, non solo. È già successo perché l'altra volta quando abbiamo trasmesso, come tu sai, il premio Nike, è stato visto da Malta, da Tunisia, che sembrava normale, ma anche dal Belgio, dalla Svizzera, ma anche dall'America, anche dall'America, bravo, che si è alzata, perfetto, bravo, da Chicago, da Chicago. E quindi significa che noi è uno strumento che avvicina il Rotary e le nostre attività a tutte le persone che magari in quel momento vogliono godersi qualcosa che prima sarebbe stato riservato soltanto a pochi. Anche perché il messaggio che io ti dicevo poco fa, dopo la tua ultima visita appunto del nostro club, è quella che non è più il Rotary, non è un po' chiuso, ma è un Rotary assolutamente aperto. Il tema di quest'anno è Rotary Opens Opportunities, il Rotary crea opportunità, il Rotary apre, e noi ci apriamo al mondo in un modo innovativo, e anche questo sistema e questo modo, io credo che i social, tu poco fa facevi riferimento ai social, sono il presente della comunicazione, la web TV è il presente della comunicazione, noi non sappiamo quale sarà il futuro, ma il presente della comunicazione fanno parte integrante e fondamentale i social, le web TV
il nuovo modo di comunicare che anche in un momento difficile come questo ci permette di fare i nostri convegni, i nostri seminari e quindi rispettando tutte le normative noi facciamo quello che possiamo in presenza e quello che non possiamo lo offriamo gratuitamente a tutti. Mio. Beh, io non ho niente da aggiungere, da noi diciamo che quando parla il governatore non parla più nessuno, ma un elemento di informazione che tutto considerato questo organo di Monreale è l'unico organo in Europa che ha 6 tastiere, dobbiamo dirlo in omaggio alla cattedrale, e credo che sia il terzo a livello europeo per dimensioni, quindi è di tutto rilievo. Il secondo elemento che desidero comunicare è che come non soltanto l'ingresso è gratuito, ma le registrazioni, quindi ce n'è uno streaming in diretta, la registrazione della domenica alle 18 sono anch'esse gratuite, questo proprio perché il Rotary intende ricordare il giorno 24 e portarla a conoscenza di coloro i quali non sono non rotariani, ecco perché non chiede niente in cambio di finanza. Ecco. Perfetto, Francesca, intanto salutiamo Mino. Grazie. Dottor perché... Morisco e il governatore Alfieri. No, il governatore rimane con noi, facciamo soltanto un cambio appunto tra gli ospiti. Andiamo in pubblicità. Te lo faccio io. Che sono... Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Rientrati in studio dopo la pubblicità doverosa, anche perché è il nostro ossigeno per andare avanti. Francesca, chi ci è venuto a trovare? Ci è venuto a trovare il maestro e tenore Pietro Ballo. Ciao Pietro. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Naturalmente Alfio non ha bisogno di presentazioni, certo. Giusto? Grazie. Perché Pietro Ballo, a parte è appunto facente parte del Rotary e quindi un amico, è anche il protagonista di 3 eventi, che poi è un evento che andrà in tour in 3 città diverse della Sicilia, Palermo il 7 novembre, il 21 novembre a Caltanissetta e il 24 a Catania. Si tratta dell'Elisir d'Amore. Pietro. Sì, è un onore che mi è stato dato e che ho accettato ben volentieri, dove la direzione artistica è impegnativa e anche quella di regista dell'opera. Intanto vediamo la bellissima locandina con, sì. Con Gaetano Donizetti, che salutiamo. Con Simone, sbagliato, ho letto il titolo sbagliato. Di Gaetano Donizetti. E abbiamo il piacere di avere guest star il nostro artista siciliano Simone Alaimo, che dopo aver cantato Metropolitan in tantissimi altri teatri importanti ci pregia della sua presenza in amicizia per questo tris che girerà un po' la Sicilia. E curare la regia, la direzione artistica, è un impegno molto molto
pesante, sì, ma oneroso, e mi gratifica moltissimo poter dare il mio contributo professionale. Quanti elementi? Quanti? Elementi, ci saranno. Ma gli elementi, ovviamente, per via del Covid siamo ridotti, la regia sarà curata in modo da garantire la distanza di sicurezza, in palcoscenico non ci sarà un movimento di massa, ma bensì sono costretto a farli stare seduti su determinate distanze, il coro, mentre gli artisti faranno delle scene appropriate al ruolo che dovranno interpretare, un po' stilizzato, senza toccarsi, senza avvicinarsi troppo, per cui è l'ambientazione. E ho scelto un'ambientazione moderna, attuale di oggi, con abiti normali, jeans, maglioni, visto che tutti stravolgono le direttive del libretto. Questa volta ho voluto, per via della sicurezza ovviamente del Covid, ho accettato anch'io di stravolgere un po' quelli che sono i tempi e anche le ambientazioni, per cui ho accettato di fare una regia moderna, non mancando di rispetto al testo musicale. Perfetto. Alfio, altro evento, chiaramente in tour, perché purtroppo non possiamo andare a Malta, perché possiamo andare a Malta, ma ci andremo. Dovevo andare a Malta proprio in questi giorni e probabilmente quell'evento l'avremmo fatto anche con un altro tenore, perché la soprano Laura Giordano, che c'è stata e c'è sempre vicino, era disponibile a organizzare con uno dei più grandi tenori maltesi, il più grande tenore maltese al mondo, un evento anche a Malta. Lo rinviamo noi, però qui ho la fortuna e il piacere di avere l'amico, il maestro, il grande Pietro Ballo, tenore fra i più importanti della nostra storia italiana, e oggi lui ha dedicato la sua grande esperienza, ha messo la sua grande professionalità gratuitamente al servizio del Rotary per poter far godere questa nuova versione dell'Elisir d'amore a poche persone in presenza, perché noi rispetteremo nei teatri quelli che sono i limiti imposti dalla normativa, quindi 200 persone nei teatri più importanti siciliani, ma avremo la possibilità, vediamo poi, di trasmettere anche questi in web TV e quindi far godere tutto il nostro distretto, ai cittadini di non solo del nostro distretto Sicilia e Malta, ma anche di altri luoghi del mondo, questa grande opera, unica, perché come ci ha raccontato adesso il maestro Pietro Ballo, ha una versione, lui ha pensato a una versione che sicuramente è originale, sarà originale e sarà unica, quindi non perdetevi questi nostri tre eventi che saranno a Palermo il 7 novembre o il 21 a Caltanissetta o il 24 al Bellini di Catania, e quindi pensate, ecco, è importante essere e fa piacere essere presenti, ma è anche importante potersela godere in televisione, in web TV. Una domanda al maestro Ballo, cosa vuol dire far parte del Rotary Club da così tanto tempo? Non ho avuto difficoltà ad accettare o a propormi al club per un semplice motivo, perché sono stato sempre un altruista, sono stato sempre per i più deboli, per il sociale, per le ingiustizie. Insomma, essendo una bilancia, fa parte del mio corredo astrale poter dare il mio contributo a chi ha bisogno, per cui il club, il nostro Rotary 2110 Palermo, Sicilia Malta, mi dà questa occasione che io ho sposato e continuerò a tenere nel mio cuore, la possibilità di dare il mio professionale contributo, nonché sia professionale ma anche umano. Invece ti volevo chiedere, ma in tutti questi anni appunto di attività, perché non ci racconti un aneddoto particolare, magari qualche opera fatta non a Palermo? Ma aneddoti ce ne sarebbero tantissimi. Mi ricordo a Tokyo, sempre in Elisir, guarda caso,
con il famoso baritono Giuseppe Taddei, famosissimo baritono. Facevamo il duetto della Nemorino Dulcamara, e mentre cantiamo, poverino, siamo vedo nel video. Eccolo, questo è da Tokyo, e la furtiva lacrima con un pubblico di 6.000 persone in questa sala. Ma ce lo fai sentire un pezzo? Se preferisco farlo sentire da lì. Da lì? No, sì, facciamo sì. Live, no? No. No, mettiamo l'audio, così ce lo sentiamo, magari. Certo. Sei Renato? Guardo emozionato. Quanti anni sono passati, Pietro? Ciao maestro. A parte i capelli neri e non bianchi, ma quello ci sta. Saranno 28 anni. Ma non ti emoziona? Quanto ti emoziona? No, vedetti, ogni volta ti devo dire, mi emoziono per quel dono che Dio mi ha dato e che io ne ho saputo fare buon uso. E che ancora oggi, grazie a questo dono, riesco a dare emozioni e a dare le mie, diciamo, esperienze grazie a questo dono, e cerco di aiutare anche i giovani a venire su, ad aiutarli, come in questo debutto dell'Elisir d'Amore, che ci sono, a parte il veterano Simone Alaimo, tutti gli altri sono tutti debuttanti, tutti siciliani locali, per dare un'occasione anche alla nostra terra di esprimere attraverso i propri prodotti locali, che ce ne sono parecchi e hanno bisogno soltanto di essere aiutati. Tra l'altro, io da profano ti chiedo, ma come fai a tenere la voce così? C'è un modo? Sì, ci sono delle... però io adesso sono incostante, mentre una volta mi alzavo la mattina, la prima cosa, prima di dare il bacio del buongiorno a mia moglie, facevo questa cosa. Svegliavi tutto. Ti spiego cosa, mi alzavo la mattina... Questo era per provare il timbro vocale. Allora, se lei rispondeva come io penso, lo squillo, ero tranquillo. Appena sentivo che c'era un po' di vibrazione anomala, avevo già preoccupato, ero nervoso già di prima mattina. E questo, però, l'allenamento è quotidiano, un allenamento muscolare, non è che la voce, noi siamo uno strumento a fiato, ma con l'ausilio di muscoli che fanno parte della laringe, fanno parte del muscolo addominale, il diaframma, ed è una concomitanza di sincronizzazione tra laringe, fiato, laringe e appoggio. Questo dà la possibilità che non si spaventi nessuno. Se non ci fosse questa sincronizzazione, questa triade, il suono non sarebbe cristallino, il suono non sarebbe sul fiato, ma sarebbe di gola.
Ecco, la differenza sta proprio qui. Il siciliano lo sa. Ma dire, noi un affugato. Giorno parleremo anche di questo, è vero Carlo? Assolutamente, un giorno parleremo anche di tecnica vocale. Di passare ad Alfio per la chiusura, ricordiamo che con anche visto un'altra opportunità, perché Alfio, visto che parliamo di opportunità del Rotary, con Pietro stiamo organizzando un format dedicato alla lirica, anche per dare la giusta visibilità, lo giusto spazio a questi ragazzi che comunque si avvicinano e magari in una terra che comunque anche geograficamente ha dei problemi e dei limiti a farli esprimere e quindi fare conoscere soprattutto la lirica anche ai più giovani. Io caro Carlo volevo concludere questo mio intervento intanto ringraziando il maestro Pietro Ballo, ringraziando Mino Morisco che tante energie, tanta esperienza mette nel suo ruolo di delegato per l'organizzazione degli eventi Pro Rotary Foundation, ma io ringrazio tutti gli artisti che il maestro Messina e tutti gli artisti che stanno lavorando, che hanno lavorato e che noi vedremo che lavoreranno, così come il maestro Diego Cannizzaro. Non li cito tutti, ma io li avrò il piacere di conoscerli, di salutarli magari mettendo la mano sul cuore o in un altro modo consentito, e quindi sarà, io dico grazie a loro, perché soltanto grazie a tutte le persone che partecipano gratuitamente noi potremo offrire. Volevamo, in altri tempi avremmo organizzato questi per raccolta fondi, oggi invece noi è il distretto che con qualche sponsor magari mette dei fondi per poter far godere quelle che sono delle operazioni culturali. Abbiamo trasformato il momento di raccolta fondi in un momento di manifestazione culturale a favore delle nostre, del nostro territorio. Quindi grazie a tutti quelli che hanno collaborato, che collaborano e che saranno sia presenti e anche in TV. E ringrazio anche te, caro Carlo Valenti, per il supporto che ci dai. Grazie Alfio, grazie, ringraziamo il governatore del distretto 2110 o 2110, poi in base a chi vorrei dire Sicilia e Malta. Ringrazio il mio amico Pietro Ballo che conosco da tantissimi anni e che ho sempre seguito con tanto amore e stupore, perché per noi che io sono nato in discoteca, quindi segui la lirica, è lontanissima, certo, dai miei trascorsi appunto da giovane, non è che non sia vecchio però, e quindi comunque lo ammiro e sono contento che sta sposando questo progetto e che diamo anche un piccolo contributo alla lirica. Mino l'abbiamo già ringraziato, tutto lo staff è qui dietro, tu sai benissimo che per fare questo ci vogliono tante persone dietro, risorse che in qualche maniera mettono del proprio. Francesca, siamo i saluti? Sì, ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani alle 15 sempre su Fil Rouge TV con Insta Live. Grazie e arrivederci.